TGL News di giovedì 20 luglio, in primo piano ancora il caso scoppiato ieri nel tardo pomeriggio a Piacenza, calcestruzzo di bassissima qualità, il comune ha chiuso l'asilo nido Osi di Borgo Trebbia. Pare infatti ci sia pericolo per i bambini, gli insegnanti, il personale che lo frequenta, che lo ha frequentato in tutti questi anni. Questa mattina i bambini sono stati dirottati alla Besurica, ma naturalmente il comune vuole vederci chiaro, proseguiranno gli approfondimenti per quella che è a tutti gli effetti una notizia molto pesante, anche per le conseguenze che può avere proprio sull'organizzazione dei servizi, in particolare quelli per l'infanzia. Parliamo di cronaca, ai domiciliari per droga è evaso per andarsi a bere comodamente un caffè sotto casa, è stato però visto e fermato dai carabinieri. Si tratta di un tunisino di 43 anni, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare proprio in casa in corso Vittorio Emanuele per droga. Dunque i carabinieri lo hanno arrestato anche per evasione, ci sarà il processo per direttissima a carico di questo straniero. E poi una notizia che lambisce anche Piacenza, perché sono state effettuate perquisizioni anche nella nostra provincia in merito a una indagine legata a presunti favori per l'assunzione di medici e paramedici di fiducia, condizionando i concorsi pubblici per percepire appunto soldi da case farmaceutiche in cambio della prescrizione di farmaci e anche finanziamenti legati a convegni ed eventi. Sono questi i risultati di un'indagine condotta dai carabinieri del NAS di Milano, 4 avvisi di garanzia e dunque perquisizioni anche nel nostro territorio, se ne saprà di più nel corso della giornata. E poi andiamo in Piazza Cittadella per il cambio alla guida del secondo reggimento Genio Pontieri, arriva a Piacenza il nuovo comandante Tambè, arriva da Cremona. Tutto questo e molto altro sul nostro sito liberta.it e naturalmente nel TGL delle 13:15.